Tony, se scendi da lassù ci facciamo un caffè. Ho sognato di essere un poliziotto grasso e napoletano. Sì, beh, sai, io ho saputo che sei sulla buona strada. Come va il pensionamento? Lo so che non avrei dovuto dare l'altra armatura a quello streamer. Insomma, non si tratta di una crisi di mezza età o cose del genere, capisci? Ehi, guarda che l'ho visto il tatuaggio. Uso la benda solo per fregare lo Stato. Non ho tatuaggi, ma dov'è il bagno? Cosa dovrebbe significare? Cavoli miei. Evitate di usare il bagno. Sembra ci sia passato il troll di Harry Potter. Oh. E chi sarebbe? La rossa? Una tua fan. Tony, lei è Rossa Fuoco 97. È da molto che sono una tua follower su Instagram. Ti ho scritto anche in direct. Ah, io non leggo mai direct. E perché non li leggi? Anche su WhatsApp è la stessa storia. Ti scriviamo messaggi e li visualizzi. Ci sono le spunte blu, la gente sa benissimo che li leggi. Sai, dovresti essere più disponibile. Sentilo il rompiscatole, mi mandi sempre vocali di 10 minuti. E questo sarebbe il problema. Ora mi sto incavolando. Passi il giorno a grattarti e non riesci nemmeno ad ascoltarli? Fa meno lo splendido, rispondi ai fan e leva quel tatuaggio. Lo può fare, vero? Ho un'amica fan di Lewis che si era fatta levare il tatuaggio di Richard Gere con una semplice iniezione. Ho il siero proprio in macchina. E tu cosa ci guadagni? Che cosa ci guadagno? No. Credo che tu abbia un problema con me. Tony, ti devi rilanciare, ma questo look da trapper non ti dona per niente. Mm. E non mi importa se sogni di essere un carabiniere o altro, sì, perché hai, certo, un'immagine da rispettare. No. Non lavoro solo con te, ma ti ho sempre dato consigli utili. Inizio. Mamma, che botte! Gli avete preso la targa? La vuoi sapere una cosa? Io sono amico di Fedez. Ora che devo fare? Metti semplicemente fine al tuo anno sabbatico. Stanno succedendo cose strane. Gente che non ho mai visto. Devi creare una nuova squadra. Dammi lo smartphone che faccio un gruppo su WhatsApp. Per queste cose è meglio la lista broadcast. Tony, hai il nuovo smartphone sotto pelle. Allora è vera quella cosa dei microchip. Non ti permettere di ascoltare le mie conversazioni o di criticare la musica che ascolto. O ti denuncio per frode sanitarie al governo. Forse non hai capito. Ho tanti amici al governo.